Right, so we are done with our photo exhibition, our first photo exhibition ever. Today we are actually going to take the photos down. So today is the last day of the photo exhibition. Yes. We wanted to film everything, but it was a bit difficult because we had to talk in Italian, and our Italian isn't too great, so you're so nervous, and we didn't want to record in case we do lots of mistakes. So it's like, it's better not be on the camera, but you know, we're gonna show some bits. There are some bits that are recorded and some photos. Il senso di questa mostra è quello, diciamo così, una sorta di ricerca della consapevolezza, nel senso che gli autori cominciano questo viaggio nel 2014 a partire da una situazione che potrebbe anche essere invidiabile, cioè quello di una grande stabilità, sia affettiva che lavorativa. Okay? E arriva il momento in cui potrebbero acquistare una casa a Londra e si chiedono se questo passo, che in qualche modo li legherebbe a questi buoni lavori, questa vita affettiva molto stabile, questa città, sia effettivamente quello che vogliono o se non sia invece la società più in generale che stia scegliendo per loro. Decidono di esplorare questo dilemma, di aumentare il loro grado di consapevolezza attraverso un viaggio. Ciao. Ok, buonasera a tutti, grazie mille per stare qua. Prima dispiace il nostro italiano, parleremo un po' di portoghese, un po' di spagnolo, porto italiano. Spero che tu puoi capire. Di dove sei? Brasile. Di? Natale? Di San Paolo. Ah, di giù, ci sta da lì. Sì, ecco. Bene, come le ha parlato bene, noi iniziamo il viaggio per scoprire qual sarà la scelta della nostra vita, perché a Londra abbiamo una vita molto stabile, era tutto molto ok, e il prossimo passo era davvero, non lo so, fai quello, comprare una casa, pagare la casa tutta la sua vita, scegliere una volta all'anno di viaggio al mondo, e abbiamo visto che magari quella non era la nostra decisione in più nella vita, che è una cosa un po' forzata per la società. E quindi, come il nostro mondo a quel punto era solo Londra, San Paolo, abbiamo deciso di fare un giro il mondo per vedere altre prospettive, altre cose, e magari dopo 2 anni abbiamo deciso di ritornare a questo punto, di comprare una casa, fare tutte quelle cose, sarebbe una decisione più giusta. E così abbiamo deciso di fare quel giro in volta al mondo. Bene, e cosa che vorremmo fare è andare in viaggio con voi, dove abbiamo stato e che cosa in quello posto ha cambiato a noi che abbiamo arrivato a questo punto che siamo oggi. Quindi così iniziamo in Egitto, no? Sì, è il primo posto che siamo arrivati, è Egitto, e volevamo scoprire il paese non per i nostri occhi, però per gli occhi della gente che abita in questo posto. E dopo Egitto andiamo a Kenya, il paese subsahariano che abbiamo scelto. In Kenya siamo per 5 mesi in un orfanato senza elettricità, in mezzo della campagna con i bambini, e 5 mesi che abbiamo fatto questo volontario. E bene, quel momento abbiamo visto che come il poco conoscimento o il senza conoscimento di un posto si trasforma, c'era molto stereotipo e molto preconcetto. Prima di stare giù, mai abbiamo, per esempio, aveva tempo, no? Aveva tempo di, per esempio, guardare le stelle. E quindi quando finisce le 6-7 del giorno, non c'è luce, si guarda le stelle. E imparare questo tipo di cose. Sì. La semplicità della vita, come anche osservare nascere di un frutto, di un fiore o qualcosa che
magari qua il giorno quotidiano che abbiamo qua non possiamo molto vedere questo tipo di cose. Lì come se c'è molta distrazione, se c'è molta tecnologia o bene materiale, se prende molto più l'attenzione per questo tipo di cosa piccolina. Sì. Anche c'è una frase per noi molto bella che abbiamo ascoltato di una keniana, di una donna di Kenya, un pomeriggio che stavamo parlando e lei dice: e l'Occidente c'è l'orologio, però noi qua ci abbiamo il tempo. Oh. Bellissimo, no? And the photo exhibition was like inside the Enno Libreria, yeah, which is a library that also serves some wine, so they also have a bar, yeah, which is a great concept. Here it was here in Parma. And lucky us, the photo exhibition was also part of a bigger event here in Parma, which is the Parma 360 Degrees. Yeah, our name is in there. Also like part of the itinerary of the people that wanted to see more artistic and cultural events here in the city. Yeah. It was the photo exhibition about our 2 years traveling around the world. And we also did an opening, so while we would talk, we also showed some videos with pictures of the places we have been, explaining a little bit of like why we decided to travel, what we saw along the way. What reasons turned us into travelers, full-time travelers? So it was interesting. Despite all the anxiety we were feeling and of being a bit nervous for the language, I think everybody understood. The place was quite full. It was a success, yes. Yeah. There was a DJ after that, so you know, people had fun and we also had lots of fun and it was great. A lot of people came to talk to us at the end. They said they were very inspired by our story and people said they felt like taking their backpack and just traveling around, which is good. I think was mission accomplished. So we were happy. And the next time we do a live video and we'll be able to follow together with us. Yeah. So let's go there, let's pick up the pictures. Alright. So here we are after 2 weeks of the photo exhibition. We are unfortunately here to take the photos down. Today is the last day, so we're gonna get all the photos out of the place. And it was awesome, we really enjoyed it and we really look forward to do it again. Our first experience, but we hope it's not the last. Yeah.